Sì, Fabio, grazie per la linea. Purtroppo sono ricominciati i casi Covid in alcune scuole della città di Pescara. Qui vicino a me ho l'assessore Gianni Santilli, al quale chiederemo la situazione delle scuole di competenza del comune. Sono oltre 200 tra insegnanti, personale non docente e anche alunni che sono in isolamento fiduciario proprio per la positività di alcuni studenti. Chiediamo subito all'assessore competente della città di Pescara, del comune di Pescara, qual è la situazione? Allora, la situazione in questo momento vede coinvolte alcune classi di alcuni plessi scolastici che fanno riferimento al comprensivo 3, al comprensivo 4 e al comprensivo 10. Però più che questo, sì, sono 200 bambini che sono in quarantena, compreso anche gli insegnanti. Però una cosa a cui tengo in modo particolare è una raccomandazione da fare. Cioè, siccome sta venendo fuori che molti bambini sono risultati positivi e di conseguenza adesso si sta scatenando anche sulle famiglie, quindi anche i genitori, chiedo gentilmente di rispettare le regole, quelle che noi abbiamo detto dal primo momento, che sono soprattutto il distanziamento. Quando si va a riprendere i figli a scuola, cerchiamo di rispettare le regole. Fuori la scuola, stiamo a distanza, teniamo la mascherina, laviamoci le mani, continuiamo a fare queste cose, altrimenti non ne verremo fuori da questa situazione maledetta. Quindi adesso sono coinvolti 5-6 classi. Quindi ogni classe c'è uno o più positivi, ma di conseguenza sono positivi anche i genitori. Quindi io veramente un appello che faccio alla città di Pescara di stare attenti, avanti alle scuole, comportiamoci bene, manteniamo la distanza. Assessore, ve l'aspettavate questa situazione? Veramente prima di Natale le cose erano andate molto ma molto bene e io ero convinto che dopo le vacanze, rientrando a scuola, andasse meglio, però siamo ripartiti, secondo me siamo ripartiti molto male e quindi dobbiamo stare attenti. Un'altra cosa a cui tengo in modo particolare, in alcune scuole però i presidi hanno già attivato l'educazione a distanza, la famosa DAD. Però io ci tengo a sottolineare, le scuole sono aperte, non è che le scuole sono chiuse. In alcuni plessi, ad esempio, ho saputo questa mattina che tanti bambini non sono andati a scuola. Non è così. Cioè le classi, la ASL deciderà quali sono le classi da tenere in quarantena, gli insegnanti, il personale ATA. Quindi le scuole sono aperte. I presidi mi hanno assicurato che loro hanno già attivato l'educazione a distanza per le classi che sono in quarantena. Grazie per le delucidazioni all'assessore comunale di Pescara Gianni Santilli, chiarimenti preziosi e speriamo che in tanti raccolgano il suo appello. Io Fabio, se non hai domande da studio, ti restituirei la linea per poi collegarci di questa sera per il bollettino aggiornato con i dati Covid con il collega Diego Martelli.